Zapping. Le 20 e 11 minuti, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Parliamo, torniamo a parlare di Covid-19, torniamo a parlare di un argomento che è sempre stato intrecciato alla questione, alla diffusione del virus, cioè tutta la partita, tutta la problematica dei test, dei diversi test. Ne abbiamo parlato tanto, ce ne sono di diverso tipo, quelli che consideriamo, diciamo, il benchmark aureo, che sono quelli molecolari, poi ci sono quelli rapidi, poi ci sono quelli igienici, poi ci sono quelli sierologici. Insomma, abbiamo imparato che ci sono tanti tipi di test, ognuno con i suoi limiti, con i suoi vantaggi, con la capacità di vedere delle cose e di non vederne altre, con i falsi positivi, i falsi negativi. Insomma, c'è una ampia ormai letteratura che ci fa capire che la questione dei test non è una questione semplice da dipanare, e con la quale però siamo confrontati tutti i giorni stando in fila per questo o per quel test. Quindi non ci poteva sfuggire una notizia che vogliamo appunto approfondire, che dice, che ci fa intuire, ci suggerisce che possa arrivare un test che viene fatto per comprendere se si è positivi o negativi al contagio per Covid-19, esaminando non il sangue, non la saliva, insomma non i fluidi corporei, ma la voce. Vi sembrerà strano, ma questa cosa è giudicata possibile. E per farcela spiegare abbiamo invitato il professor Giovanni Saggio, che è un docente di elettronica presso l'Università di Tor Vergata a Roma, e che fa parte del team di ricerca che sta studiando questa possibilità. Professor Saggio, buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, lei mi conferma che è davvero così, che si può, analizzando, grazie agli strumenti messi a disposizione dal machine learning, dall'intelligenza artificiale e via discorrendo, esaminando alcuni parametri delle emissioni vocali dei pazienti, capire se sono o no malati? Glielo confermo, anche perché questo lavoro che abbiamo fatto in tre università e due ospedali è stato anche pubblicato recentemente sulla rivista Journal of Voice, che è riconosciuta a livello internazionale la rivista più importante del settore. Ecco, su quale principio si fonda un test sulla positività da Covid, effettuato sulla voce, sull'emissione vocale del testando? Il Covid, come sappiamo, è un virus che si insinua nei polmoni, nelle vie aeree, nella trachea, nella gola, nel naso, tant'è che i tamponi si fanno proprio in gola e in naso. Quindi va da sé che altera in qualche modo il flusso dell'aria che proviene dai polmoni, altera qualcosa che l'orecchio umano non percepisce, ma che una macchina ben determina, e l'aiuto dell'intelligenza artificiale ci mette in evidenza quelle piccole alterazioni, appunto non percepite dall'orecchio umano ma ben evidente agli strumenti, che ci fanno determinare la presenza o meno del Covid, e questo in vari stadi, sia per stadi avanzati sia per addirittura negli asintomatici, dove appunto neanche la persona ha coscienza del fatto di essere contagiata dal virus. Però professore, mi verrebbe da chiedere, la macchina, l'intelligenza artificiale, la macchina che esercita il test è talmente raffinata da poter distinguere nella voce se il paziente ha il Covid-19, un'influenza, un raffreddore, una bronchite, una polmonite, cioè un'affezione comunque anche delle vie aeree superiori e inferiori, che non ha niente a che fare con il Covid, ma sa distinguere dal Covid? Esattamente, questo è possibile per il fatto che la voce, non ci pensiamo, ma è ricchissima di informazioni. Noi dalla voce e dalla tosse, quindi dalle emissioni vocali ma anche da tosse, riusciamo a ricavare una quantità di informazioni incredibili. Se lei pensa che il suono è ricco della frequenza fondamentale, delle armoniche, del rapporto segnale-rumore, tutta una serie di parametri che messi in fila fanno un numero così elevato, superiamo i 6.370, che il Covid influenza solo una piccola parte di questi, invece
e raffreddore o altri influenzano altri tipi di variabili. Per cui noi, grazie ai sistemi che abbiamo messo a punto, abbiamo individuato solo i parametri responsabili che sono causati dalla variazione, responsabili da parte del Covid. Quindi sappiamo distinguere le cose e lo sappiamo fare anche addirittura per i guariti. Cioè noi abbiamo distinto sia le persone con Covid positive, sia le persone con Covid negative e sia abbiamo riscontrato che è possibile valutare anche le persone guarite distinguendole in tre categorie. Abbiamo trovato i guariti con quelli con fibrosi residua polmonare inferiore al 3%, quindi sostanzialmente guariti completamente, quelli con fibrosi residua polmonare attorno al 20% e quelli attorno al 50%, i cosiddetti long covid. Quindi sappiamo individuare non solo i covid positivi dai covid negativi, ma anche quelli che hanno un residuo di covid. Grazie a questo sistema. Con che livello di affidabilità? Perché sappiamo che ogni test, anche i più raffinati, non sono mai affidabili al 100%, c'è sempre un margine di errore sia sul versante dei falsi positivi che su quello dei falsi negativi. Un test vocale, diciamo, dove potrebbe essere più vulnerabile in termini di affidabilità? Corretto. Allora, i test di cui parlava prima lei, i benchmark per così dire, raggiungono un'accuratezza dell'87%. C'è un recente articolo del MIT di Boston che confronta tutti i vari test che si fanno attualmente e ha trovato una forchetta che va dal 40 fino all'87% di accuratezza. Quindi i più accurati sono quelli molecolari, immagino, i PRC, come siamo stati abituati a conoscerli, e poi via via nel decalage ci sono i test meno affidabili. Esatto, lì con quelli assolutamente affidabili saliamo a percentuali superiori al 90%. Bene, il nostro test riesce ad avere un'accuratezza del 90%, quindi confrontabile con i migliori e comunque superiore a quelli più utilizzati attualmente. Ma il vantaggio è che la nostra tecnologia rispetto a questi test standard è in continua evoluzione, nel senso che siccome ci affidiamo ad algoritmi di intelligenza artificiale, questi algoritmi per definizione autoimparano, quindi nel momento in cui fanno un errore e noi diciamo, facciamo presente all'algoritmo che ha sbagliato in un determinato caso, bene, autoapprendono e la volta successiva quello stesso errore non lo commettono. Quindi adesso stiamo con un'accuratezza del 90%, ma grazie al fatto che continuiamo a raccogliere campioni, questa accuratezza è destinata a salire e quindi a migliorare. La produzione, l'esecuzione di questo test ha un costo, diciamo, per ogni singola applicazione? Il costo è risibile, nel senso che il costo grosso è stato creare l'algoritmo, certo, e farne un'app. Ma adesso sostanzialmente il costo è solo della manutenzione dell'algoritmo, quindi si parla veramente di cifre risibili. Se poi le spalmiamo su una popolazione molto ampia, veramente siamo a costi di un decimo di quelli, ma anche meno, di quelli che utilizziamo per il tampone ormai quotidianamente. Ma quale potrebbe essere, diciamo, poi l'utilizzo effettivo nel mondo reale, diciamo, di questo tipo di test? Potremmo noi tutti scaricarci un'app sui nostri telefonini e registrare un nostro messaggio secondo alcuni parametri e farci dire dal telefonino, dall'app, se siamo positivi o no? La finalità è quella, noi stiamo procedendo in quel senso, ma per poterlo fare l'app deve essere certificata. Quindi siamo, ormai che abbiamo definito la nostra applicazione, che abbiamo dimostrato scientificamente la validità, stiamo procedendo nell'iter burocratico per farla diventare un presidio validato. Quindi chi è l'AIFA che deve decidere una cosa del genere? Sì, ci sono organi preposti, esatto, sì. E per fare questo però l'iter è veramente lungo, purtroppo. Si parla di qualcosa che sta intorno ai 6-8 mesi e quindi dobbiamo aspettare questi leader, ma è giusto che sia così, fare tutto quello che è necessario per arrivare appunto alla certificazione. Una volta che è certificato, chiunque potrà utilizzarla anche a casa avendo delle piccole accortezze, quindi parlando al microfono dello smartphone, stando attento che non ci sia un'altra persona che parla contemporaneamente, perché la somma di due voci non è districabile,
e farlo in un ambiente relativamente silenzioso, questo ovviamente sì. Ecco, quindi diciamo noi nel giro di 6-8 mesi potremmo smettere di vedere le file davanti alle farmacie o in macchina davanti ai Covid test center che caratterizzano un po' queste nostre giornate, insomma. È quello per cui stiamo lavorando. Io questa ricerca l'ho fatta in quanto ricercatore universitario, ma poi per poterla mettere diciamo a disposizione di tutti ho fondato uno spin-off che si chiama Voice Wise e che appunto ha come fine quello di arrivare a un prodotto che possa essere di pubblico utilità in maniera semplice. Adesso questa app la utilizzano solo gli addetti ai lavori, perché stiamo appunto lavorando in 3 ospedali come dicevo prima, e questa app ha il vantaggio che il medico può tenere sotto controllo il paziente anche quotidianamente e quindi voglio dire avere informazioni più dettagliate nel tempo, ma siccome si fa attraverso lo smartphone, quindi è possibile per chi lo vuole la geolocalizzazione. Questo vuol dire trovare dei focolai in zone ben precise, e anziché mettere in lockdown, come si dice, un'intera regione, si può pensare, grazie a questo sistema, di metterle solo dei cluster più ristretti. Ma mi tolgo una curiosità: l'analisi della voce può servire a testare anche la presenza di altri tipi di malattie che non sono magari necessariamente delle malattie di carattere respiratorio, polmonare oppure no? La risposta è sì, noi cominciamo addirittura nel lontano 2009 a fare queste cose, quindi con patologie completamente diverse dal Covid, quando il Covid neanche esisteva, e abbiamo dimostrato che ci sono patologie legate appunto all'apparato respiratorio, ma anche patologie non legate all'apparato respiratorio, ma a malattie mentali, come per esempio sono l'Alzheimer, il Parkinson, perché il modo con cui parliamo dipende pure da come la mente impone ai muscoli. Quindi anche malattie di carattere neurologico potrebbero essere diciamo individuate con un test vocale. Molto bene, sì, ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero molto al professor Giovanni Saggio per essere stato con noi a Zapping questa sera, e buonasera e buon lavoro anche a lei. Grazie, buonasera.